sorelle claustrali, e sono ricordati in modo particolare da tutto il popolo del Signore. Perché? Perché la vita contemplativa, la vita claustrale è l'espressione più alta di una consacrazione, di una totale dedizione al Signore per il bene di tutti. E allora le nostre sorelle claustrali offrono la loro vita, offrono la loro esistenza giorno per giorno per il bene di tutti, in particolare questo loro vivere per il Signore è sorgente e grazia per tutti coloro che sono nella Chiesa in modo particolare, ma anche per la conversione di tanti nostri fratelli. La Chiesa vuole ricordare loro le claustrali, ecco, con la riconoscenza, e vuole che tutti i cristiani si ricordino che i monasteri sono come il punto di riferimento per attingere forza e coraggio nel cammino della vita, nel cammino del Vangelo. E noi religiose di vita attiva affidiamo loro le preoccupazioni delle famiglie, dei giovani che incontriamo nella nostra missione, nelle diverse realtà della scuola, degli ospedali, del mondo del lavoro, ovunque, là dove incontriamo la gente. Penso che sia bello che la Chiesa si ricordi di noi, e noi ci ricordiamo sempre che siamo collegati a tutto il mondo, a tutti gli altri gruppi ecclesiali, no? Però è anche bello che questa cosa si manifesti in un modo visibile e concreto.